schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi in maniera un po' più semplificata rispetto a quello che ho portato ieri sera. Diciamo si è trovato un metodo un po' più tranquillo. Allora, per fare questo glitch innanzitutto fate questi passaggi che vedete in qui, che state vedendo a schermo. Dovete mettere l'MTU 750 o 800 a seconda di quello che volete. Per vederlo un po' più rallentato ho caricato un video prima di questo in cui spiegavo dettagliatamente come mettere l'MTU, quindi andate anche a vedere quel video e vedrete in maniera più dettagliata come dovete fare per impostare l'MTU. Quindi una volta che avete fatto questo, l'unico passaggio che dovete fare è tornare su GTA e trovare una sessione, ragazzi. Quindi fate varie ricerche perché non è detto che a prima botta trovate una sessione, e fate varie ricerche e vari tentativi. Allora, per questo glitch avete bisogno di un centro operativo mobile messo in questa posizione, non in questo luogo dove volete, ma in questa posizione, in maniera tale che non ci sia animazione del centro operativo mobile. Ho riscontrato, ragazzi, che se avete un garage senza animazione è abbastanza meglio, si riducono di molto i lag e i tempi di attesa. Questo ve lo posso garantire, l'ho portato anche oggi in live il glitch, l'ho fatto vedere, infatti lo faccio anche in live in questo garage. E quindi dovete avere il centro operativo mobile, una LG Retro Custom e delle auto LG RH8 normali. Il glitch potete farlo anche in passiva senza nessun problema, e sono buone tutte le auto custom, ragazzi, tutte le auto che comunque si modificano da Bennis sono buone per fare questo glitch. Quindi mi raccomando, evitate domande stronze e passiamo al resto del glitch. Una volta che avete il tutto, salite nel vostro centro operativo. Come vedete ci metterà un po' per caricare, però caricherà perché comunque la sessione è buggata. Premete triangolo per salire e allo stesso tempo premete R2 per uscire fuori dal veicolo, ragazzi, con il veicolo. Una volta che siete fuori vi avviate verso il vostro garage, scendete dal veicolo, il veicolo scomparirà, entrate nel garage e prendete la vostra LG Retro Custom, la qualsiasi auto custom che voi avete da duplicare, e vi dirigete verso il vostro centro operativo mobile. Mi raccomando, quando entrate in garage e premete R2 per uscire dal garage, non tenete premuto R2 perché altrimenti si bugga e vi farà dei bug strani. Questo l'ho spiegato nella live. Vi avvicinate nel centro operativo mobile e premete X, andate per entrare dentro il centro operativo mobile, ma ovviamente il gioco, essendo buggato, vi farà respawnare fuori e già qui avrete fatto il glitch. Avrete una targa nuova pulita che non è quella personalizzata, anche perché non servono targhe personalizzate. Vi dirigete nuovamente verso il vostro centro operativo mobile, entrate ed uscite nuovamente. Questo serve per salvare il veicolo. Se non fate questo passaggio il veicolo non lo salverete, ragazzi, e quindi non servirà un cazzo che avete fatto tutto il glitch. Insomma, mi raccomando, non scendete mai dal veicolo dopo che avete fatto tutti questi passaggi, perché altrimenti vi sparirà, ve lo dico in anticipo. Quindi una volta fatto questo tornate in garage e sostituite la vostra auto che state portando in garage con una LG normale, che andrà a finire dentro il centro operativo mobile, e da lì potrete ripetere il glitch tranquillamente, ragazzi. Come state vedendo qui c'è il clone, io esco nuovamente e vado a ripetere il glitch. Lo vado a ripetere in velocità giusto per farvi vedere. Comunque, ragazzi, il glitch funziona benissimo, l'importante è che cambiate le impostazioni di MTU.
e avete un po' di fortuna e soprattutto un po' di pazienza, ragazzi. In questa maniera i tempi di attesa di caricamento sono molto ridotti. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti. I'm exhausted and I'm so caught in it. I almost feel I'm the one who caused it.